Ciao bimbe, ciao a tutte. Allora, sono le 5. Oggi è 22 febbraio e dopo tanto ricomincio a vloggare. Sono qui che sto mettendo lo smalto sulla raggiera, ora vi faccio vedere in dettaglio. Intanto vi dico che è tutto passato, mi sono operata, come tanti di voi avranno visto su Instagram. Insomma, devo aspettare il responso citologico, vabbè, ma quello comunque non dovrebbe essere niente. Crociamo le dita. E sono ancora in convalescenza perché oggi sono andata, stamani sono andata a Firenze, sono andata a fare la meditazione, però devo ritornarci lunedì perché sono, la parte un po' infiammata mi fa piuttosto male, mi fa più male quasi ora che i primi giorni, non so perché. E niente, insomma ragazzi, io vi ringrazio per tutte quelle che mi hanno mandato gli auguri, mi sono state dietro anche qui su Instagram. Un bacione a tutte, siete state carinissime. E non ho avuto, sono stata un po' pigrona, non ho avuto tanta voglia di fare, penso che non ho voluto fare vlog, però in compenso ho fatto stories e mi dispiace che molte di voi non lo possano vedere perché magari non hanno un account Instagram oppure hanno un telefono che non gli funziona bene, insomma mi dispiace, però d'altra parte io non potevo stare a vloggare, insomma. Per queste cose qui, uno quando si guarda la salute. Allora ragazzi, vi voglio far vedere gli smalti che mi sono arrivati oggi, gli ultimi tre. E così vi faccio un video, ma non vi posso, siccome le unghie me le sono rifatte, non sono venute benissimo perché, allora vi dico, all'ospedale giorni prima me l'hanno fatte togliere perché non vogliono lo smalto, no? Per la sala operatoria. Quando sono tornata a casa, io sono stata una notte, venerdì sono tornata a casa, la domenica mi sono fatta l'unghia, perché ero stanchissima e non avevo tanta voglia di farle, ma me ne sono fatte un po' alla meglio. E non sono venute perfette perché sono molto corte. E che voglio dire? Allora, avevo promesso che facevo un video e vi facevo vedere come facevo le unghie, però me le sono fatte domenica, le feci in camera un po', insomma non avevo tanta voglia. Allora vi faccio vedere come le metto sulla raggiera, che presso a poco è la solita cosa, cioè vi spiego il procedimento che andrebbe fatto sulle unghie e vi faccio vedere quello che faccio sulla raggiera, va bene? Così vi faccio vedere tutti i colorini che ho. Allora, questi sono i colori che ho per il momento. Questo rosso, questi glitterosi sono quelli che mi piacciono di più di tutti e che durano molto di più, secondo me, che di questi qui normali. Vedete, c'ho questo bordeaux dorato, questi qui sono più natalizi, invernali, vedete, dorato. Questi sono gli ultimi che mi sono arrivati nell'ordine proprio di tempo. Questo sembra nero ma è un marrone scuro, no è nero questo, mi sbaglio io, sì, comunque testa di moro, va bene, è nero comunque. Due passate, questo è un nude, questo è un marroncino color fango. Questi sono altri nude rosina così chiaro. E qui, questo qui è un trasparente. Questo è un lilla che avevo l'altra settimana. Qui c'è un color petrolio. Questo è un bel fucsia, tutto sbilucicoso. E questi ultimi tre, uno, due, tre, sono a una passata sola. E sono quelli che mi sono arrivati oggi. Rispettivamente sono questo, che è questo qui multicolor, questo, di questa marca qui. Poi quest'altri due invece sono uno e due, ora ci do un'altra passata, sono di questa marca qui, sono questi qui, Sugar Color Gel. Invece poi ho questi qui che sono di quell'altra marca L99, che ora li ho su, non ve li posso far vedere bene. Comunque per esempio questo qui invece è un top coat, che anche se li devo mettere sulla raggiera ce lo do, perché secondo me si fissano meglio. E questo di questa marca qui, però è buono. Top Coat, sono anche le basi, sono molto buone. Allora, vedete, vi faccio vedere. Allora, voi che dovete fare? Dovete limarvi un po' le unghie, prepararvele
in tirare indietro tutte le pellicine. Non guardate queste che ora io le ho un po' maltrattate, tirare indietro tutte le pellicine, limarvele un pochino, perché se le rendete un pochino più non idratate, ecco, un po' più ruvide, lo smalto attacca meglio. Io ho anche un primer, perché oltre la base c'è anche il primer, ci do il primer, faccio asciugare per qualche minuto e poi dopo ci do la base, che è simile a questa. Invece che c'è scritto, invece di esserci scritto top coat, c'è scritto base coat o base, gel base, secondo che marca prendete. Date una passata di gel base, la fate asciugare nel fornino e se volete, se avete le unghie troppo magari fine, ce ne potete dare anche due passate, sempre però col pennello bello asciutto, non fate il pennello troppo pieno perché sennò non vi asciuga mai, vi vengono male. E la fate asciugare per 2 minuti. Io ho questo fornino qui, che è un semplice fornino da 10 euro, non è che ci ho speso un granché. Poi cominciate con la passata dello smalto. Allora, questa è una passata sola, queste tre, però io vi consiglio sempre di darci due passate di colore. E ora vi faccio vedere questo qui come si passa. Intanto vi faccio vedere la busta dei desideri, la borsina dei desideri che ho io. Io ho preso questa Beauty Case, che è vecchissimo, di Cass Scott, e ci ho messo tutto l'occorrente che mi sono presa dentro. Allora, mi sono preso questo per poggiarci le unghie quando le faccio a qualcuno. E poi, vabbè, mi sono comprata la lima, mi sono comprata un sacco di smalti, anche il gel, vedete? Questo è un vasetto di gel. Mi sono comprata questo qui, che è la soluzione sgrassante, con tutti questi qui per rilassare le unghie, che non lasciano i peli, sono questi qui di cotone. Poi questo qui, che è solvente, ma vi posso garantire che non fa un cavolo, non riesco a levarcelo. Ho due smalti di Wycon, il resto è tutta roba comprata online. E di Wycon, questi qui sono quelli semipermanenti che sono usciti ora. C'ho questo color qui, melanzana, che me l'avete visto l'altro giorno, l'avevo, me l'ero fatto, però non mi è piaciuto un granché, vi dico la verità, perché secondo me è troppo liquido per essere un gel, per essere un semipermanente. E dunque, questo è il primer, ecco, che vi dicevo. Aspettate, vedete, c'è scritto Nail preparatore deidratatore. Praticamente questo si dà prima della base, deidrata l'unghia. Ho sbagliato coso. Questa è la base. Vedete questa qui, la marca che vi dicevo, che ho trovato sia su Amazon che su AliExpress che su Wish. Questa marca qui la trovate da tutte le parti, è buona. E poi, vabbè, questi sono tutti gli smalti che ho qui, c'è tutti i sacchettini con gli smalti dentro. E la fresa, volevo farvi vedere la fresa, vi serve per toglierlo, per aiutarvi a quando lo dovete togliere, perché io a mettere le unghie a molle nel solvente non mi piace, perché si indeboliscono troppo. Allora uso questa. E c'ha un sacco di testine qua dentro, che comunque la più usata è quella lì. Dunque, ve l'ho messa le testine, ecco, vedete. Questa costa una cavolata su Wish, è a pile, però va benissimo per le principianti come me, va benissimo. E l'ho pagata, mi pare, 3 euro, 4 euro, qualcosa del genere, niente di che. Allora, ora vi volevo dire, procuratevi... Naturalmente disinfettate sempre il fornino, pulite sempre tutto, perché ho visto un servizio alle Iene, mamma mia, da far calponare la pelle. Dentro questo forno, uguale a questi, erano delle estetiste che facevano le unghie cinesi, avevano preso un campione, le Iene, c'era di tutto e di più, candide, c'era batteri di ogni tipo, uno schifo, ecco.
questo disinfettatelo, anche se lo usate solo voi, però io ci ho passato la buchina, l'ho disinfettato per bene, anche perché ogni tanto le faccio alla mia mamma, ogni tanto le faccio alla mia amica, insomma, bisogna tenerli puliti. Procuratevi questi wafer qui per grattare le unghie e queste lime così. Ecco, io avevo presa questa che era 100 su 180, queste qui le trovate anche nei grandi magazzini, anche dei cinesi. Beh, qui che c'è poi? Qui vabbè, c'è tutte altre lime, niente di che. Ragazzi, vi faccio vedere come si fa. Allora, questo si è detto era la prima passata. Ok. Allora, questa è la seconda passata di questo. Spero che vedate bene. Ecco, vedete, rimane sempre un po' trasparentino, meglio con una base sotto. Meglio. Invece questo qui, secondo me, era più coprente, questo qui. Allora. Ora io per velocizzare faccio tutti e tre insieme sotto la lampada, le metto. Poi, seconda passata di questo qui. Che è quello celeste. Vedete? Così. Così. Guardate che bello che è. Molto bello. Ora facciamo il rosa. Eccolo qua, vedete, la seconda passata copre di più, viene più il colore pieno, anche se questo è un colore molto delicato, molto molto bello però, vedete, così, questo qui che numero è, vediamo un po' se riesco a vederlo, non c'è, 704, sì, c'è scritto. Allora io ora le metto nel fornino, poi ci scriverò i nomi, ecco così, metto qua. Accendo con il tempo a 2 minuti, vedete? Quando si pigia qui sono 120 secondi e quindi sono 2 minuti. E che dire, niente, ora si aspetta, poi dopo ci si dà una passata di... Ora quando è asciutto ci si dà una passata di questo che è il top coat. E così farete sull'unghia. Poi... Allora, volevo farvi vedere un'altra cosa. Io ho anche questo qui, che è per le cuticole questo. Guardate che carino che è. È di questa marca qui. Non so se si trova online questa, a me me l'hanno regalata. È alla pesca, mango, vedete? C'è il calcio, vitamina... Protegge le cuticole delle unghie. C'è scritto 3-4 volte al week, alla settimana, e va dato così, vedete, si gira. È come un liscidalabbra che viene fuori il prodotto e va dato in questa maniera, d'intorno proprio all'unghia, nelle cuticole. Così. E unge e protegge un po', uno poi si massaggia con i diti, così, fa un massaggino. Questo qui è molto buono. Io ora quando l'avrò finito guarderò su internet se ritrovo questa marca. Full John. Allora, le mie unghie non sono un granché, sono venute troppo chiare, però ho pensato che essendo corte così forse era meglio farsene chiare, però mi sa che ho già cambiato idea. Allora, la prossima settimana può darsi che me le rifaccia. Questo dito qui, poverino, me lo sono anche macchiato, vabbè. Ecco, è asciutto. E quindi ora ci si passa il top coat. E sigilliamo tutto, perché il top coat sigilla. Dovete
darlo in questa maniera, vedete? Dare una bella passata abbondante e sigillare i bordi così. In questo modo sigillate tutto lo sbalto, ecco. In questa maniera. E così. Ok. Adesso le rimetto un'altra volta nel fornino e il gioco è fatto. Ecco, si è spento, quindi sono asciutti. Ecco qua. Bello, bello questo azzurro, eh. Anche questo rosino è bello, però sono molto simili a quelli che avevo preso di questa raggiera qui. Allora, questo è quello che col calore, questo qui blu col calore cambia colore. Però vedete, tutto un altro, cioè un'altra cosa. E questo invece rosa è molto simile, uno è un po' più chiaro e uno è un po' più scuro. Vabbè, non sono proprio uguali, dai. Però io voglio una gamma di colori un po' più anche estivi, quindi voglio qualche corallo, perché di rosso per ora c'ho questo, ma non è più invernale, lo vedo. Ecco, se no questo qui è un bel rosa anche questo. Ora qui la luce sfalza molto, aspettate che ve lo faccio vedere alla luce di fuori. Ecco, vedete, alla luce così si vede meglio. Questo è molto rosa, è più fucsia. Questo è il melanzane di Waiko, questo è il chiaro che do anche qui sopra, vedete dove ho dato qui sull'unghia. E questo è un altro rosa ancora, qui sono altre marche, altri colorini. Questo è un lilla molto carino anche questo. Questo invece sono un bordeaux. Dorati, vabbè, ormai Natale è passato. Quindi. Niente ragazze! Queste erano tutte le cose che faccio io, perché mi avete chiesto in tante, faccio un video su come dai gli smalti, però io, e cioè è difficile farvi il video quando me lo do sulle mie unghie, perché come faccio, capito, è un po' difficoltoso. Allora ho preferito farvi vedere così, tanto vi ho fatto vedere cosa uso e dare un po' di lima sull'unghia sono capaci tutti, no? Ora questa è consumata, però... Basta che ve le grattate un pochino, non tanto, non vi fate male, Basta che le fate diventare un po' ruvidine, in modo che lo smalto si attacca molto meglio. Ok, ragazze, a dopo. Allora, sono qui che mi sono messa con la pad. Aspettate, che abbasso un po' lì. Con la pad, ho scaricato Netflix, come cacchio si chiama. Allora, non per me, perché a me non mi interessa, sinceramente, boh, poi lo guarderò qualche volta, ma... Allora, devo capire ancora bene come funziona, so che c'è un abbonamento, c'è scritto abbonati gratis per un mese, però sento tanto parlare di questo, cioè, questo telefilm La Casa di Carta, La Casa qualcosa del genere, dice che è bellissimo. Si guarderà anche questo, poi tutte le altre cose violente a me non mi piacciono, non mi interessa. Poi c'è anche il coso della Juve, ecco perché mio marito voleva scaricarlo. Comunque, e come si fa? Cioè praticamente io l'ho scaricato e ora bisogna fare un account. Oddio ragazze, non ci capisco nulla. E è un freddo cane. Sono accesa al pochino, manca un quarto alle 6 e sto pensando cosa fare da cena. C'ho il minestrone pronto, quasi quasi faccio due zucchine al forno e via, e due uova sode. Qualcosa devo inventare, perché quello torna alle 10 e avrà anche fame. Uff. Allora ragazzuole, io non so quanto ho chiacchierato, era tanto che non facevo un vlog. Magari ne faccio un altro domani. Non ero tanto in vena, perché logicamente capite anche voi che in questo stato
E mi muovo pianino, pianino, pianino. Oh, vi faccio vedere il mio outfit, tutta di verde come un ramarro. C'ho questi pantaloni che avevo presi a The Zenith, che ve l'avevo fatti vedere sul video haul. E niente, ragazze, dopo poi vi dico, non so, come cacchio si fa, accedi, dice se accedi. Ah, ecco, c'è da metterci l'email, la password. Lei, vabbè, ma lì me ci metterò quella che mi pare a me, no? Perché io quella del mio marito me la ricordo. Va bene, dai. E nulla, ragazze, ci si vede alla prossima, al prossimo video. Magari vi lascio qualche stories col mio gatto, perché oggi il gatto non si è fatto vedere, non so. Deve essere in camera su che dorme, non so dove, però. Ciao Chicco, e tutte queste tate ti cercavano oggi che non ti avevano mai visto, com'è? Com'è, eh? Amore, topoloso, topoloso, che c'è? Che hai? Nulla, vi risaluto, dai, alla prossima bimbe, un bacione, ciao! Troppo carino, questo me era sfuggito. A parte i miei capelli che fanno un po' schifo, che hanno bisogno della parrucchiera, però. Vai sonno, amore. Chi c'è? Eh? Cosa? Cosa c'è, amore? Come sei bello. Chi c'è? Dimmi, cosa c'è? Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do.